Ma un'analisi, siamo rientrati penso nel primo tempo che eravamo un po' infastiditi per essere sotto, perché eravamo partiti bene, avevamo tenuto quasi sempre il pallino del gioco noi, e trovarsi sotto non è stato semplice, però abbiamo avuto anche la forza di ripartire il secondo tempo, di rimporci ancora a esprimere il nostro gioco, ed è arrivato il pareggio, penso meritato, anzi se l'ultima palla anche di Tavano magari va dentro, se vinciamo penso che non c'è neanche nulla da dire, per noi era veramente sarebbe stato un colpo importante, però nel senso andiamo avanti con questa voglia, con questa umiltà e soprattutto con questa forza di esprimere il proprio gioco anche in campi difficili come San Siro. Senti, forse è un po' prematuro parlarne, ma te lo volevo chiedere, ti sentiresti pronto per un'avventura in una grande? Bah, mi sentirei pronto, io lavoro per questo, nel senso adesso io come ho detto il mio primo obiettivo è cercare di migliorarmi sempre, per il mio primo obiettivo è la salvezza dell'Empoli, poi è ovvio che ho 28 anni e se dovesse arrivare una chiamata importante è ovvio che la coglierei, nel senso per mettermi anche alla prova personalmente, appunto per vedere se posso essere pronto oppure no, quindi adesso il mio primo obiettivo come detto è quello di dimostrare che magari Val di Fiori ci può rimanere in Serie A, era quello che mi sono detto sin dalla prima giornata, visto che era il mio primo campionato, e quindi niente, andiamo avanti a lavorare, poi quello che sarà fra 3 mesi vediamo. Ma adesso le dichiarazioni del titolo io non voglio entrare in merito, penso che nel senso che se Carpi o Frosinone dovessero venire su ben vengano, nel senso perché se lo meritano penso che sia il campo, poi dopo che vanno le squadre in campo e sono loro magari a determinare l'andamento di una partita, quindi per quanto riguarda noi anche noi sappiamo di essere una piccola in un grande campionato, però il pensiero già sull'Empoli penso che è una società sana, una società che crede nei giovani, che magari è arrivata in Serie A dopo 7 anni e non ha snaturato la propria squadra, anzi siamo rimasti quasi lo stesso gruppo dell'anno scorso compatto, e magari la stessa squadra che ha vinto in B in tutti pensavano che magari era candidata alla retrocessione, magari già oggi era già retrocessa, invece lavorando giorno dopo giorno magari stiamo stupendo tutti e magari anche qualcuno si sta accorgendo di giocatori che fino all'anno scorso erano in Serie B, poi si sa purtroppo che in Italia la Serie A c'ha tutta un'altra visibilità rispetto alla B, se uno magari è un giovane che magari può essere promettente in B è meno seguito e magari si tende ad andare a prendere uno straniero, però questo fa parte del meccanismo, io ti ripeto, non voglio entrare in merito, sono solo i miei pensieri, io pensiamo all'Empoli, pensiamo a questa realtà che della nostra città, che venire anche in uno stadio come San Siro e poter portare via un punto e addirittura magari essere un po' anche rammaricati perché non hai portato via 3 punti è qualcosa di importante.